Un saluto dalla redazione del Quotidiano di Sicilia. Oggi ci occupiamo nuovamente dei conti del comune di Catania, perché il 15 luglio scorso, proprio in zona Cesarini, diciamo così, per evitare il commissariamento che sarebbe scattato qualche giorno dopo, la data ultima per l'approvazione del documento era il 17 luglio, è stato approvato il conto consuntivo 2010 dal Consiglio Comunale, documento che era stato esitato già parecchi mesi prima dalla Giunta. Un passo fondamentale per capire qual è lo stato di salute dell'ente, per capire in che condizioni versano le sue finanze, è propedeutico all'approvazione del bilancio preventivo 2011 che deve essere ancora discusso dal Consiglio. E comunque deve essere approvato non oltre il 31 agosto prossimo, sempre per evitare il commissariamento da parte della Regione. L'approvazione del consuntivo però è stata fortemente criticata dalle opposizioni a Palazzo degli Elefanti, che hanno definito il documento un libro dei sogni che non fotografa realmente quelle che sono le condizioni del Comune di Catania. Nel bilancio 2010 figurano 26 milioni e 400 mila euro di avanzo di amministrazione, fondi che, stando appunto a quanto detto dall'amministrazione, provengono principalmente dalla lotta all'evasione e all'elusione fiscale. Dicevamo però delle critiche dell'opposizione, in particolare relative al fatto che molti dei crediti appunto, che sono stati scritti all'interno del documento non sarebbero più esigibili perché risalgono a oltre 20 anni fa. Altro punto fondamentale, altro punto critico del consuntivo 2010 approvato dal Comune di Catania è quello dei cosiddetti debiti fuori bilancio, che negli anni sono aumentati in maniera spaventosa. Al 2010 appunto ne figurano 17 milioni, ma vediamo che la progressione è andata via via aumentando in maniera esponenziale. Se pensiamo che nel 2008 erano 4,7 milioni di euro, nel 2009 7 milioni e 6 per arrivare appunto ai 17 del 2010. Rilevate anche dalla Corte dei Conti, sempre relativi al consuntivo 2010, le modeste percentuali di riscossione realizzate in rapporto agli accertamenti prodotti dal Comune. Alta criticità, quella delle partecipate, l'AMT in testa, che fanno salire l'indebitamento complessivo a circa 270 milioni di euro. Ecco, vediamo che da questo punto di vista, nonostante l'ottimismo di cui continuano a parlare sia il sindaco che l'amministrazione comunale, la situazione appare tutt'altro che rosea. Si aspetta adesso il bilancio 2010 per avere ulteriori novità su quelle che sono le finanze di Palazzo degli Elefanti, novità di cui vi renderemo conto ovviamente anche in questo spazio. Per oggi è tutto, alla prossima puntata. QDS, quotidiano di Sicilia. Da 30 anni, la tua buona informazione quotidiana. Dal martedì al sabato, in edicola.